tutti ragazzi, qui è Joe360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio, il secondo con il Road to Serie A. Prima di iniziare io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa serie. Arriviamo a 5000 entro mezzanotte e domani avrete subito il terzo episodio. Non perdiamo tempo, iniziamo subito perché le cose da fare sono tantissime. Qui nello schermo vi metto tutte le squadre ancora disponibili. Sono 18 tranne ovviamente il Palermo e la Reggina, che abbiamo appunto utilizzato nel primo episodio di questa serie. Infatti qui nello schermo vi metto anche il recap perché ci abbiamo messo 6 anni, 3 con il Palermo e 3 con la Reggina, quindi in totale 6. Adesso togliamo la classifica, rimettiamo ancora qui nello schermo la grafica con le 18 squadre disponibili e iniziamo subito con il sorteggio. Giriamo ragazzi, giriamo. Devo ingrandire la webcam, ma no ragazzi, ma no, non ingrandiamo niente, si vede ragazzi, si vede tutto. Allora, primo bigliettino. Questo video inizia con... vabbè dai, ci sta. Iniziamo signori con il Cittadella. Vi faccio vedere il bigliettino, dovrebbe vedersi abbastanza bene. Se non si vede, fidatevi di me, perché ovviamente io non dico bugie. Prima squadra del video, Cittadella. Vediamo un po' l'altra squadra, perché il Cittadella farà coppia, niente poco di meno che... eccolo qui, sto cercando di aprire il bigliettino, raga, ma l'ho incollato. Ci sta, questa è una bella squadretta, questa è una bella squadretta, signori. Cittadella Frosinone, eccolo qui signori, bigliettino a schermo, dovrebbe vedersi abbastanza bene. Quindi nuova coppia sbloccata. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Io scelgo l'allenatore e ci vediamo poi direttamente con il Cittadella. È uscito prima il Cittadella, quindi si parte con il Cittadella. Siamo arrivati signori, siamo qui pronti con il Cittadella. Vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, quindi bisogna andare avanti con il 4-3-1-2. Ci tengo però a fare una piccola parentesi, perché ho letto qualche commentino di qualcuno che mi ha detto: Giuse, ma il regolamento che hai messo fa schifo, perché devi fare solo 3 acquisti al primo anno, 2 acquisti al secondo e 1 al terzo? Perché non è giusto così? E invece è giusto signori, perché? Perché questa carriera è molto 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 facile. Su questo gioco è facile costruire delle potenze incredibili. Basta vendere tutti, prendere tutti quanti giovani, in 2 anni sono tutti 90. Invece facendo così siamo costretti a tenere comunque una base del Cittadella, altrimenti ogni carriera sarebbe uguale, perché possiamo cambiare tutti di questi qui, tutti quanti fanno schifo e quindi li vendiamo tutti e prendiamo dei giovani che hanno 60-61, li paghiamo 200.000 euro a testa e ci facciamo praticamente 11 giocatori che arrivano a 99. È troppo facile così. Quindi ho scelto di inserire questa regola per poter appunto avere comunque almeno metà della squadra di partenza. Fatta questa piccola premessa, io direi che possiamo subito iniziare andando signore a prendere il giovane dell'Armavera, che è Cristian D'Angelo, 16 anni, 62, ha molto fisico, ha molto... oh mamma mia, questa è una punta, questa è una punta, occhio anche alla fase difensiva perché potrebbe anche fare il difensore, attenzione perché ha 66 di difesa, è molto veloce, ha molto fisico, quindi secondo me o è una prima punta oppure un difensore centrale. Ok, in entrambi i casi va benissimo, lo mettiamo subito in prima squadra e andiamo subito a verificare la sua posizione, diciamo, migliore. Se lo mettiamo difensore centrale fa più 9, madonna mia. Se lo mettiamo prima punta invece non fa nessun upgrade. Molto bene. Io non ho ancora visto la squadra, però ho visto degli overall veramente strani. Abbiamo un 68, in difesa un 64, a destra un 60 e un 60. Abbiamo 3 centrocampisti centrali, non c'è nessun CDC, ok. Non potendo cambiare modulo bisogna guardare anche queste cose qua. C'è un 66 Danzi che può essere schierato, Antonucci COC, e lì davanti c'è un 67 che possiamo mettere al posto di appunto Asensio. C'è Embalo. Ok, io mi fermo un attimo nel video, cerco di vendere più persone possibili per fare più soldi e poi in base ai punti deboli capiremo appunto come fare questi 3 acquisti. Siamo arrivati signori alla fine del calciomercato in uscita. Siamo riusciti ad accumulare la bellezza di 9 milioni. Prima erano 3, adesso siamo a 9 e quindi possiamo fare 3 acquisti molto molto importanti. Questa qui la squadra, deve ancora cambiare il ruolo d'angelo perché ci mette 15 settimane, ma comunque a breve ce la farà. Voglio prendere un attaccante perché sì, è vero che abbiamo un 65, però è una T e non ha un grandissimo potenziale. Quindi voglio prendere una grande punta, voglio prendere un centrocampista centrale al posto del 64, d'angelo fa l'upgrade e voglio prendere quindi
un terzino destro. Quindi prima punta, centrocampista centrale e terzino destro. Primo giocatore individuato è la prima punta, si chiama Bradley Fink, gioca nel Basilea. Non è male ragazzi, non è male, è una clausola di 3 milioni e mezzo che noi non paghiamo perché possiamo iniziare la trattativa. Costa circa 1,5 milioni, quindi si può prendere per una cifra inferiore alla clausola. E voglio ragazzi mettere come contropartita non Embalo ma quell'altro, eccolo qua, che vale 600.000, il titolare. E per non svincolarlo l'ho messo sul mercato, però purtroppo non mi arrivano offerte. Quindi ora di fare 1 milione più questa contropartita. Vediamo che cosa ci dicono. Che l'offerta è buona, perfetto. È un po' esagerato, però volevo comunque piazzare quell'esubero. Lui è molto molto buono ragazzi, è un 63-64 il primo anno, ma ha un potenziale infinito, quindi lo utilizzeremo per tutti quanti gli anni. Addirittura mi chiederò lo cruciale, mi chiederò lo turnover, io faccio cruciale. Secondo giocatore che voglio prendere, Fabrizio Dias, gioca nel Liverpool Football Club, 19 anni, centrocampista centrale, ha anche il contratto in scadenza, lui è un fenomeno. Siamo riusciti a risparmiare qualcosina sull'attacco e quindi il colpaccio lo facciamo a centrocampo. Non metto nessuna contropartita e offro la bellezza di 5 milioni essendo in scadenza. Vediamo che cosa ci dice, che vogliono la clausola sulla rivendita e noi gliela concediamo. Colpaccio ragazzi, questo è veramente un colpaccio, dovrebbe essere un 72, un 72 al Cittadel con un potenziale pazzesco. L'ultimo colpo signori che voglio fare è il terzino destro, ma purtroppo non ho trovato nessuno, quindi ho trovato un terzino sinistro che 2 settimane può giocare a destra. Gioca nel Leeds, è veramente molto molto buono e si chiama Leo, quindi tutti quelli che si chiamano Leo sono forti, quindi si prende. Offro 1,8 milioni, vediamo che cosa ci dicono, che l'affare si fa. E quindi signori, questo è stato il terzo e ultimo colpo. Faccio il contrattino, vedo i piani di crescita, rinnovo i contratti e poi faccio vedere la squadra completa. Ci siamo signori, questa qui è la formazione, eccola qui, con il terzino che deve ancora cambiare ruolo, D'Angelo che deve ancora cambiare ruolo e ovviamente con il nostro Diaz lì messo in mezzo al campo con Fink lì davanti. Questa qui è la squadra, questo è il Cittadella al primo anno. Ci vediamo direttamente alla fine e vediamo un po' che cosa siamo riusciti a fare con questa formazione che secondo me è molto valida. Siamo arrivati signori alla fine della stagione e devo dire che siamo partiti bene, perché quando ho cambiato i ruoli eravamo tipo ottavi, settimi, quindi eravamo più o meno al ridosso della zona playoff. Però poi dopo siamo crollati, non vedo neanche i playoff a fine stagione e quindi mi sa che non siamo arrivati tra le prime due, quindi siamo sotto i playoff. Vediamo la classifica per sfizio, vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo noni a 6 punti dai playoff presi dal Venezia. Ok, va bene, ci sta, dai, ci sta. Cioè, fare la promozione, arrivare in Serie A al primo tentativo era quasi impossibile. Guardiamo un attimo la squadra, perché sono praticamente tutti quanti cresciuti, con Dia 76, D'Angelo 75, è cresciuto anche il terzino e anche Fink è diventato un 68. Molto 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 bene. Io direi che possiamo tranquillamente avanzare. L'anno prossimo potremmo spendere i nostri soldi andando a migliorare. Beh, non lo so, perché la squadra è forte e la forza è distribuita in modo equo, quindi non c'è esattamente qualcuno più scarso di un altro, sono tutti 68 e 69, quindi non lo so, potremmo anche fare solo un colpo, non siamo obbligati a farne due, quindi possiamo anche prendere un top player stile Diaz, l'abbiamo pagato 5-6 milioni e quindi il budget non sarà così alto, perché nel primo anno abbiamo fatto una caterva di cessioni, quindi questa volta potremmo anche fare un solo acquisto e magari cambiare Embalo, oppure non lo so, ci pensiamo, comunque avanzo e vedo quanti soldi abbiamo. Seconda stagione iniziata e ho individuato il centrocampista da acquistare. Ho scelto alla fine di cambiare il centrocampista perché il nostro titolare ha 31 anni, quindi preferisco cambiare appunto lui, che è vecchio e quindi non cresce, anzi continuerà a calare con il passare degli anni. Ho individuato lui, è veramente molto molto forte e costa 3 milioni al primo anno. Vediamo se posso mettere come contropartita proprio il 69 che ha 31 anni, eccolo qui, Branca, costa 1 milione, vediamo un po' se lo accettano e magari vicino posso mettere la bellezza di 2,5 milioni. Avevo ancora un margine di 1 milione, però è difficile, vediamo. Non sono interessati, però forse si fa, potremmo calare a 3 milioni, magari ci infilo anche una clausola che già mi hanno chiesto, però la aumento a 3,25 milioni. 3,3 ragazzi, mi sa che devo accettare per forza, stanno aumentando, mi sa che devo accettare per forza, però difficilmente riusciremo a pagare lo stipendio. Ci proviamo, se va male aspettiamo 7 giorni, magari riusciamo a fare qualche spicciolo con il torneo amichevole. Ruolo cruciale, mi chiede 7.000 di stipendio. Alla fine signore ho fatto passare 7 giorni perché ho dovuto vendere un altro giocatore per avere i soldi per fare lo stipendio, perché purtroppo non ce la facevamo
avevamo, i soldi erano pochi. Abbiamo rifatto la trattativa e questa volta siamo riusciti appunto a prenderlo. E facciamo solo questo acquisto, signori, non ne voglio fare un altro. Già ho spiegato prima le motivazioni. Guardiamo un attimo il suo overall, perché secondo me abbiamo fatto un colpo della Madonna in tutti i sensi. Ovviamente voto A. Abbiamo fatto un ottimo affare e siamo riusciti a strappare un giocatore che ha 71. Ho controllato tutti i piani di crescita, ho controllato qualche contratto in scadenza, ho controllato, ho fatto diciamo gli ultimi dettagli, e adesso direi che siamo pronti per andare fino alla fine della seconda stagione. Vediamo un po' se questa volta abbiamo le possibilità di andare in Serie A. Secondo me sì, perché la squadra è molto forte, abbiamo battuto lo Schalke 0-4 2-0. Avanziamo. Siamo arrivati alla fine della stagione e purtroppo ci siamo spoilerati tutto. Perché? Perché c'è una partita di Coppa a fine maggio e la Coppa sono praticamente i playoff, e quindi abbiamo perso con l'Ascoli 3-1. E che cavolo! Abbiamo fatto comunque secondo me dei passi in avanti, guardiamo la classifica, perché siamo arrivati sesti! Sesti! Che di poco! Vabbè, di poco non tanto, però cavolo, sesti! Porca miseria, sesti! Vabbè, che peccato raga, che peccato. Comunque ci sono dei miglioramenti, la squadra sta crescendo. Purtroppo il TLTS è in difficoltà, anche Danzi è in difficoltà. Ci sono giocatori che purtroppo non hanno la lucidità e non capisco, forse qualche infortunio, non lo so. Però lui è diventato un 76, Diaz un 80, Fink un 77. Adesso possiamo fare solo un acquisto e forse cambiamo il portiere? Non lo so, è l'ultimo acquisto che possiamo fare, quindi occhio all'età. O cambiamo il terzino sinistro oppure il portiere. Forse è più il portiere, perché nelle simulate, ragazzi, il portiere secondo me fa la differenza. Ci vediamo direttamente la prossima stagione con ovviamente già il portiere individuato. Ho individuato il portiere, si chiama Samuel Soares, gioca nel Benfica e mi spaventa la sua clausola, perché ha una clausola di 12 milioni. Quindi come facciamo? Non lo so, il budget nostro è di circa 5 e quindi io provo proprio con 5, magari posso anche provare con 4 e mezzo, però secondo me, signori, ci sputano in faccia. Vediamo con 4 e mezzo cosa ci dicono. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, preso a 4 milioni e mezzo. Secondo me ci sta, ottimo colpo, ha un grande potenziale, quindi secondo me potrebbe essere lui l'ultimo acquisto di questa carriera. Tutto fatto, signori, ho controllato i piani di crescita, clausole rescissorie, ho fatto ogni cosa e ho messo anche il portiere Soares titolare. Quindi questa qui è la formazione al terzo anno, una formazione ricca di giovani, una formazione che deve restare così fino alla fine della carriera praticamente. Non ci resta a questo punto che avanzare, terzo anno, secondo me, signori, adesso abbiamo la possibilità concreta di andare in Serie A. Ci vediamo alla fine e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Siamo arrivati alla fine della stagione e non vedo i playoff, e siamo andati molto molto bene, siamo veramente andati bene, quindi secondo me siamo in Serie A. Controlliamo subito la classifica, perché abbiamo un Cittadella primo a pari punti con la Salernitana. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, complimenti a tutti quanti. Abbiamo fatto secondo me un ottimo cammino, cioè secondo me, non lo so, la squadra questa qui non è una squadra da Serie B, cioè nel senso, con questa squadra qua, senza fare acquisti, possiamo tranquillamente arrivare in Conference League e forse pure vincerla, fratelli, quanta gente c'è, veramente molto molto buona come squadra. Quindi aggiorniamo il punteggio, uscirà qui nello schermo la classifica, perché anche il Cittadella ci ha messo 3 anni, sempre 3 anni ci mettiamo. Però occhio al Frosinone, perché il Frosinone sulla carta è una squadra molto più forte, quindi sarebbe una delusione, sarebbe troppo 3 anni, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Io stacco e ci vediamo direttamente col Frosinone. Siamo arrivati alla schermata del Frosinone e stiamo prendendo subito per iniziare il calciomercato. Allora, la formazione non è male, non è male, ci sono comunque degli ottimi giocatori, l'ho già vista un pochettino, e anche il budget è molto molto importante, 5 milioni con la possibilità ovviamente di vendere tante persone. Andiamo però nel vivaio, perché dobbiamo prendere il giovane, si chiama Daniel Bianchi, è un 70, ha poco fisico per fare la punta, è molto veloce, molto agile, quindi secondo me fa l'upgrade se messo esterno. Lo mettiamo subito in prima squadra e vediamo un po' dove possiamo utilizzarlo. In teoria, signori, sull'esterno si è messi abbastanza bene, perché abbiamo Garritano a destra, o comunque può fare il cambio ruolo, ci mette poco, e Insigne che è un 72, quindi in realtà ci conviene metterlo a centro, perché non abbiamo una punta. Bianchi non fa neanche l'upgrade, è messo trequartista. Vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, quindi non possiamo neanche testarlo da trequartista, e quindi mi sa, ragazzi, che Bianchi resta attaccante. Allora, il tridente mi piace veramente un botto, alla fine Insigne ha 28 anni, Garritano ne ha 28, quindi alla fine possono tranquillamente restare. Anche il centrocampo non è male, c'è solo uno, mi sa lui, che ha 31 anni, e anche
la difesa, raga, devo dire che non è male, con Frabotta a sinistra, Turati molto molto giovane, quindi ce lo possiamo anche conservare. Ci serve per forza un terzino destro, perché 63 è troppo poco, e poi magari possiamo fare un colpo a centrocampo, magari togliendo il, diciamo, il 31enne, ecco, mettiamola così. Potremmo anche fare solo due colpi, non tre, ma ne possiamo fare due, dividete esattamente il budget a metà. Comunque, cerco di fare più cessioni possibili per accumulare soldi, e poi ci vediamo direttamente con il primo acquisto. Individuato, ragazzi, il primo calciatore di questo calciomercato. Voglio fare due colpi, un centrocampista centrale e un terzino destro. Il primo è Perrone, dovrebbe avere anche il contratto in scadenza. Vediamo se riusciamo a prenderlo per circa 3,5 milioni. Provo anzi con 3,3 milioni. Vediamo se ci fanno un prezzo amico. Cosa ci dicono? Che lo fanno, ma ci vogliono la clausola dell'1%. Va bene, gliela concediamo. Secondo acquisto, il terzino destro. Lui è sinistro, purtroppo non riesco a trovare terzini destri buoni, costano troppo. Il più scarso che rientra appunto nei miei obiettivi di overall eccetera 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 costa 8 milioni. Non ce la faccio, quindi andiamo su un terzino sinistro che è Kerkez, che ha una clausola di 8,9 milioni, che noi non possiamo pagare ma possiamo trattare. Provo con 4 milioni secchi. Questo qui dovrebbe essere Grosso, madonna mia, è il figlio di Grosso. 8% di clausola, abbiamo più o meno azzeccato il prezzo e quindi va bene così, portato a casa il secondo giocatore. Squadra completata, ho controllato i piani di crescita, ho controllato tutti quanti i contratti scadenza e questa qui quindi è la squadretta titolare. 4-3-3 confermato, con un colpo a centrocampo e un colpo in difesa. Secondo me siamo messi abbastanza bene, la squadra mi piace, non ci sono neanche giocatori molto molto vecchi, quindi secondo me ci siamo mossi nella maniera corretta. Ci vediamo direttamente alla fine, devo solo aspettare ovviamente il cambio ruolo di Kerkez, che da terzino sinistro deve diventare terzino destro. Ci vediamo comunque alla fine della simulata. Siamo arrivati alla fine della stagione e, signori, non vedo i playoff. Allora, potrebbe esserci un playoff qui, quindi avanziamo di qualche giorno, vediamo se appare qualcosa. Non appare niente, non appare niente, non appare niente. Quindi, o siamo arrivati noni o siamo arrivati tra le prime due. E secondo me, vedendo la squadra, vedendo, oh mio Dio, 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4. Madò, l'abbiamo fatto vomitare. Siamo arrivati veramente sotto il 9° posto, ma non ci voglio credere. Siamo quasi a rischio esonero. Ma cos'è sta squadra, raga? Tutti, ma cos'è? Decimi col Frosinone. Ma cos'è 15 di lucidità? Ma cos'è successo? E ci credo che abbiamo fatto schifo. 15 di lucidità. Ma ragazze, bah. Cioè, io sono cose che purtroppo noi non possiamo controllare, raga. Perché se la lucidità va, è brutta, cioè è bassa, poi dopo i giocatori non crescono neanche. E porca miseria, infatti, cioè, Perrone è un 72, lui è un grandissimo potenziale. Incredibile, raga, incredibile. Boh, non c'ho parole. Mi hanno richiamato Frabotta. È in prestito, avevamo Frabotta e Turati. Mi sa che la Juventus ha richiamato Frabotta, credo. Non lo so. Anche Kerkez, signori. Boh. Non lo so, raga, non ho parole. Veramente non ho parole. Ci vediamo nel secondo anno e possiamo fare solo due acquisti. Turati in prestito, ci serve anche un terzino. A questo punto Kerkez può essere messo a sinistra e possiamo prendere un terzino destro. Ma finché purtroppo accadono queste cose, noi non possiamo, cioè sono cose che non possiamo comandare. Avanziamo. Siamo arrivati alla seconda stagione, signori, e voglio prendere un portiere. Ho individuato Bazunu, però purtroppo costa veramente veramente tanto. Proviamo con 5,5 milioni per avere un margine di errore di 1,5 milioni. Se non ce la facciamo, abbiamo già individuato il sostituto. Cosa ci dicono? Che l'offerta è buona. Porca vacca, si poteva forse offrire di meno. L'alternativa era Tenas, però a questo punto prendiamo Bazur e poi vediamo quanti soldi ci restano per fare un colpo anche in difesa. Ruolo cruciale. Concludo, ragazzi, il calciomercato andando a prendere un difensore centrale di esperienza, Daniel Congré. Purtroppo i soldi non li abbiamo, sono veramente pochi, e quindi siamo costretti a prendere un giocatore vecchio che però ci dà qualcosa ovviamente nell'immediato. I 400.000 euro vengono accettati e quindi concludiamo il calciomercato con questo acquisto. A questo punto, signori, mettiamo il titolare in campo e questa qui è la formazione. Mi serviva un difensore centrale, mi serviva un portiere, quindi questa è la squadra che siamo riusciti a fare al secondo anno. Una squadra che mi soddisfa, peccato per il terzino, però vi ricordo le regole, non possiamo fare 3 acquisti, ne possiamo fare solo 2 al secondo anno. Di conseguenza non potevamo prendere anche il terzino e per questo motivo ho speso tutto per il difensore centrale e per il portiere. Per il resto, squadra confermata, non ci resta che andare direttamente alla prossima stagione. Devo solo aspettare il cambio ruolo di Cotali, ma lo farò
farò ovviamente io off video. Ci vediamo alla fine sperando di ottenere un risultato migliore del 10° posto dell'ultima stagione. Avanziamo! Fine stagione, ma con la sconfitta col Pisa. 28 maggio 2024, 1-0 col Pisa, e quindi purtroppo abbiamo perso ai playoff. Guardiamo la classifica, perché abbiamo fatto nettamente meglio. La squadra infatti era più forte. Vediamo perché abbiamo perso 1-0, ma siamo arrivati ottavi. E invece a pelo di mucca. Porca miseria, abbiamo perso col Pisa e purtroppo è andata così. Peccato ragazzi, peccato. Evidentemente su questo gioco bisogna per forza fare 3 stagioni per riuscire. Madonna, avevo un cadavere. Un cadavere, ragazzi. Infatti mi sa che mi stava giocando Yono fuori ruolo. Un cadavere sto qui. Vabbè, vi ricordo che nel terzo anno si può fare solo un acquisto. Kerkez 82. Come fa ad essere 82? Come fa ad arrivare 82 questo? Ma non era tipo un 72 l'anno scorso? No, ma sono curioso. Ha fatto più 6. Madonna. Madonna mia. Comunque, tutto il budget per un difensore centrale. E poi abbiamo finito. Terza stagione iniziata e ho individuato il difensore centrale Alessandro Fontanarosa, che anche il contratto in scadenza. Abbiamo 8 milioni, quindi in teoria dovremmo farcela, però essendo in scadenza possiamo risparmiare qualcosina. Provo con 5 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che l'offerta è buona. Valeva 3 milioni al primo anno, quindi ho pensato 4 anni, 4 milioni al secondo, 5 milioni al terzo. Ci sta, alla fine non possiamo fare più acquisti. Vi ricordo il regolamento, possiamo prenderne solo uno, quindi comunque potevamo anche spendere tutto quanto il budget per lui. Ruolo cruciale, gli faccio il contrattino, controllo un attimo i piani di crescita, controllo anche i contratti in scadenza. E poi dopo ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Siamo arrivati alla fine della stagione e non ci sono playoff. Quindi, secondo me, siamo in Serie A. Quindi, 3 anni, anche questa volta, vediamo. Primi con 86 punti. Ragazzi, non c'è differenza tra squadra e squadra. Cioè, tutte, cioè, proprio è scritto, è proprio scritto che ci devi mettere 3 anni per andare in Serie A. Cioè, è incredibile, veramente incredibile. 86 punti, 3 anni anche per il Frosinone. E quindi, signori, classifica aggiornata qui dello schermo. La somma 3 più 3 a casa mia fa 6. E quindi, signori, stesso identico punteggio del primo anno di questa carriera, di questa serie. Guardiamo la formazione, così per chiudere in bellezza, con Fontanarosa 77. E meno male, Lucidità sempre bene, sempre tutti morti. Meno male, signori, che alla fine abbiamo finito, perché non possiamo fare più acquisti. E quel 69 andava cambiato. Però, signori, Kerkez 83, Fontanarosa 77, un centrocampo con 2,79, un 76, un 77. Questa squadra veramente, signori, può arrivare in Conference League e pure vincerla. Cioè, è la verità, assurdo, è Bazzuno 78. Io vi saluto e vi ringrazio. Avete visto anche tutto quanto qui nello schermo. Ci vediamo direttamente domani o dopodomani con un nuovo episodio di questa serie, perché ne mancano 8. Un saluto, alla prossima, bella.